Greta Rossetti replica a chi nelle ultime ore l'ha accusata di nascondersi alla festa di compleanno dello chef Federico Fusca, alla quale lei ha partecipato senza Sergio Dottavi. Al party erano presenti, oltre all'ex tentatrice, c'erano diversi ex concorrenti del Grande Fratello, tra cui Mirko Brunetti, Angelica Baraldi, Vittorio Menozzi, Lorenzo Remotti, Anita Olivieri, Rosy Cin e Marco Fortunati. Ciò che ha indispettito i sergetti non è stato il fatto che Greta fosse presente alla festa da sola, ma che abbia fatto di tutto per non comparire in foto e video di gruppo. Ad inizio serata, infatti, il festeggiato ha pubblicato nelle sue Instagram Stories uno scatto della tavolata nel quale la Rossetti non compare, tanto che all'inizio si ipotizzava che l'ex GFina non fosse presente per evitare l'incontro il suo ex Mirko e con Vittorio, con il quale l'amicizia pare sia giunta al capolinea. In seguito, però, in altre immagini condivise sui social, gli utenti più attenti hanno notato sul tavolo una borsa uguale a quella della Rossetti, e in molti hanno iniziato a chiedersi perché lei si nascondesse. In alcune storie si sente la voce e in altre si vede pure. Perché si nasconde? Questa dovrebbe essere la sua borsa, ha scritto qualcuno a Deianira Marzano. È stato possibile confermare la presenza di Greta grazie ad un video pubblicato sui social, nel quale è stata inquadrata per alcuni secondi. Ma il tentativo di nascondersi non è affatto piaciuto ai fan, che non riescono a spiegarsi le ragioni del comportamento della Rossetti. Questa mattina, dopo la polemica che si è scatenata sui social, Greta ha rotto il silenzio. Vado mi insultano, non vado mi insultano perché non sono una buona amica, posto le foto, non postare per rispetto, non le posto, ti volevi nascondere. Vivete nella vita reale ca asterisco asterisco o che il paese dei balocchi non esiste.